È una giornata storica, un giorno di festa. È un giorno di festa per le persone per bene, è un giorno di festa per le famiglie delle vittime della criminalità organizzata, perché il sacrificio di tanti eroi non era vano, perché qualcuno ha raccolto quel testimone e quella guerra è stata portata avanti. È un giorno di festa per i tanti uomini e per le tante donne che nel silenzio, fuori dai riflettori, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, dedicano la loro vita a questo. Noi siamo abituati a ricordare soprattutto ovviamente chi si sacrifica con il sacrificio più estremo, no? Per la lotta alla mafia, ma poi ci sono persone che sacrificano tutta la loro esistenza per raggiungere questi obiettivi e credo e mi piacerebbe immaginare, mi piace immaginare che questo possa essere il giorno nel quale viene celebrato il lavoro di questi uomini e di queste donne. Ed è una proposta che farò. È un giorno di festa per noi che possiamo dire ai nostri figli che la mafia si può battere. Non abbiamo vinto la guerra, non abbiamo sconfitto la mafia, ma questa battaglia era una battaglia fondamentale da vincere ed è un colpo duro per la criminalità organizzata. E io voglio dire anche che è un giorno di festa per me, che ho cominciato l'avventura che mi porta alla presidenza del Consiglio dei Ministri dalle macerie di Via D'Amelio. E sono fiera del fatto che il primo provvedimento del governo che presiedo sia stato difendere il carcere duro, perché se oggi noi non corriamo rischi, dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, diciamo di regimi carcerari meno rigidi, è perché quell'istituto fortemente voluto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, come sappiamo, è stato difeso dai provvedimenti del governo. Io non penso che la mafia debba essere, che la lotta alla mafia debba o possa essere un tema divisivo. Chi tenta di fare della lotta alla mafia un tema divisivo fa un favore, per paradosso, alla criminalità organizzata. È una battaglia che dobbiamo condurre tutti insieme e su questo, voglio dire, eviterei di fare chi è più bravo di chi, insomma, posso dire che il governo, la politica, lo Stato devono sostenere chi si occupa ogni giorno concretamente col suo lavoro di questo. È quello che il governo ha fatto fin dal suo primo provvedimento, come voi sapete bene, e spero che insomma, su queste materie, piuttosto di usarle per fare polemica, si voglia lavorare tutti insieme, se ci si crede davvero. Io ci credo davvero e sono disposta a lavorare con tutte le persone di buona volontà su questo tema.